44. E mio sono nato di 27. Quella volta non siamo niente, il lavoro e basta. Che prima si stesse, dentro i rifugi, ma dopo non si se la faceva più stai. Allora si manda giù, dico, in traversa, su lì, la strada che era di Giurizione, poi siamo saltati là e siamo stati lì. E mi ricordo che andava, c'era il grano turco di raccogliere quella volta. Dopo andavano via, il mio zio aveva un po' di terra, gli andava a utile a fare i lavori, sì, laggiù lavorava. Ma non in chi invece i tribal bombe. A queste pareti dentro i rifugi, a dormire di notte. Io mi ricordo che venivano a prendere i soldati e la gente che dovevano portare magari l'acqua, che avevano sete, e io veniva tutta la gente lì a prendere chi aveva da portare l'acqua. E poi dopo siamo andati via sfollati, siamo andati via Piombentina, che c'era un zio, siamo andati a casa lì e siamo stati lì. Eravamo 20 persone. Ah, che spareva. Io venivo su, c'erano le bestie, e venivano su a darci da mangiare e poi ritornavano giù. E noi siamo laggiù, siamo in una chiesa, era uno zio, e siamo stati lì. Io venivo su a San Clemente, oltre che Piccione, oltre lì, la strada che va giù a Ciumbe. E poi passava, ogni volta qua, e passava da mani i ripoli, tutti avevano i poli, che adesso non ha più nessuno una volta. E poi andava via, e stava magari un per a dei, ne buttava un bel po', e passava e fronte. E poi andavo a lavorare i miei genitori, perché laggiù a fronte già era passato un po', era più qua su, si girava anche laggiù. Ma insomma, se avessi da passare come quella volta, mi è morì, non si maniva neanche.